Quando mi chiama Federica Ruccio vuol dire che c'è sempre una tana del gusto da visitare, la Riggiola. Siamo alla Riviera di Chiaia, siamo a Vico Satriano, siamo nel Salotto Buono di Napoli. E allora Federica, due parole, ecco, su come l'hai trovato questo posto meraviglioso. Parto col dire che quando io invito Roberto S. risponde sempre, se facciamo una citazione di Gigi Necco, ti ricordi lui come diceva? Napoli chiama, Milano risponde, 3-0. Chef! Oh, guarda chi abbiamo qui. Buonasera. Allora, mi chiedeva come ho trovato questo posto. C'è un amico comune che si chiama Andrea Esposito, il direttore delle officine bistrò di Via Schipa, sempre nel quartiere Chiaia, che tu hai visitato anni fa, e mi ha detto che c'era una chef istrionica originale, preparatissima, che cercava un addetto stampa. Ci siamo conosciute. Tanto, e mo camminiamo. Non lo so, dimmi tu. Allora io facciamo così, dopo invertiamo i ruoli. Io vengo a cucinare e tu intervisti. Voi sedete e io vi intervisto. Raccontiamo proprio l'importanza, insomma, di far conoscere posti come questi, perché magari ce ne sono tanti che non hanno la possibilità di arrivare alla ribalta. Possiamo ricordare innanzitutto la stradina dove si trova Taverna La Riggiola, Vico Satriano, una traversa a sua volta di via Carlo Poerio piena di ristoranti e locali, Viviana, pupilla di Glescorelli, quindi una cucina istrionica ma consapevole, quindi prodotti antispreco, benessere, salute che ritroviamo in tutti i suoi piatti, e poi valorizzare anche questa strada che merita. Vi presento Francesca Minopoli, età 27 anni. Lei ha un talento innato che sta sviluppando piano piano, perché è un'appassionata di vini. Quindi insieme, testando il mio cibo, i piatti che creiamo, raccontandogli, lei ha messo per l'appunto giù una nuova carta di vini. Lui è Marco Montella, sta con me da un anno. Marco è il mio pilastro in cucina, oltre ad essere il gigante buono, perché io così lo chiamo, il gigante buono, perché veramente, non perché è presente, è una persona eccezionale che io ammiro tantissimo, è una persona umile che si mette in gioco. Quindi il nostro piacere è di riportare sulle nostre tavole quella cucina di convivialità, di stare a casa. Micillo, Pietro, signor Micillo, lei cosa pensa della chef Marrocoli? Quando l'ho chiamata per venire a lavorare qua mi ha detto: ah, che peccato, proprio oggi ho impegnato con un altro imprenditore per un altro ristorante. Ho detto: vabbè, pazienza, sarà la prossima volta. Mi ha chiamato la mattina dopo alle 7 di mattina, cioè, non ho dormito, ho deciso che voglio venire con te, e abbiamo incominciato questa avventura. Sei contento di questa chef? Sono contento, molto contento di questa chef, che riesce a seguire la stagionalità dei prodotti, che valorizza la materia prima e si riferisce al territorio. Quelle erano le mie richieste. Collaboro con lei ogni tanto, le porto un po' di ricette del 1600-1700 e lei le reinterpreta con grande soddisfazione mia e spero anche dei nostri clienti. Il locale è nato come un divertimento, come un hobby, come un lavoro secondo, dopo che ho lasciato la Camera di Commercio, il mio impegno in Camera di Commercio, era per fare una seconda attività oltre all'azienda agricola. Da sempre, ho fatto sempre due lavori contemporanei, cercando di tenermi impegnato, e quindi era nato così. E ultimamente penso che abbiamo raggiunto quello che era il mio desiderio, di avere un locale che non ha bisogno di chissà che cosa, però che badasse alla qualità e alla cortesia nel ricevere le persone.